Amici di HD Blog, TP-Link, un produttore che forse conosciamo un po' più per i suoi modem, per i suoi router, videocamere di sorveglianza e tanti altri prodotti, entra anche nel mercato degli smartphone con la gamma Nephos. Questo è il C5, andiamo a vedere come si comporta nella nostra recensione. Il design di questo Nephos C5 è caratterizzato da un profilo cromato e da bordi arrotondati che ne facilitano la presa, migliorando l'ergonomia già buona grazie a peso e dimensioni contenute. Discreta la qualità delle plastiche utilizzate, la scocca posteriore è piacevole al tatto e in questa versione bianca ha un particolare effetto perlato. Lateralmente troviamo i tasti per la regolazione del volume, il tasto di accensione blocco, la porta micro USB 2.0 priva del supporto OTG, il jack audio da 3.5 mm e due microfoni. Sul retro è presente una fotocamera da 8 megapixel con un doppio flash LED, mentre sulla parte anteriore, oltre ai sensori di luminosità e di prossimità, abbiamo anche una fotocamera da 5 megapixel a fuoco fisso. Rimuovendo la back cover troviamo i due slot per le SIM card, entrambe in formato micro, e lo slot per la micro SD che consente di espandere di ulteriori 32 GB i 16 GB di memoria integrata, di cui poco meno di 10 sono a nostra reale disposizione. La micro SD può essere impostata anche come disco di scrittura predefinito. La batteria da 2200 mAh ci consente di coprire una giornata con un utilizzo abbastanza intenso, non manca un sistema di risparmio energetico che va a limitare le funzionalità e a ridurre la luminosità dello schermo. Il display utilizzato su questo Nephos C5 è un IPS da 5 pollici di diagonale con una risoluzione HD e una densità di 293 ppi. Il pannello ha una discreta qualità, si vede bene all'aperto ed ha un ampio angolo di visione, anche se c'è un po' di perdita di contrasto dovuta ai neri che tendono al grigio. Il processore è un MediaTek, un MT6735 quad-core Cortex A53 da 1.3 GHz con una GPU Mali T720 e 2 GB di memoria RAM. Durante l'utilizzo quotidiano si notano un po' di rallentamenti, la navigazione web è comunque fluida e anche le applicazioni sono rapide nell'apertura. Sia Asphalt 8 che Real Racing 3 hanno un frame rate non particolarmente elevato che tuttavia non ne pregiudica la giocabilità. Vodafone ti dà il benvenuto nel servizio clienti top. Il Nephos C5 è un dual SIM, dual standby con supporto alle reti LTE in categoria 4 che può essere attivato alternativamente su una delle due SIM. Tramite capsula auricolare la qualità di ascolto è buona, così come tramite lo speaker di sistema, che però manca un po' di tonalità basse e viene leggermente attutito quando poggiamo il device su una superficie morbida. Nulla da segnalare per quanto riguarda invece la ricezione del segnale di rete cellulare e anche del wifi, che supporta i protocolli BGN ed è monobanda. Il sistema operativo Android in versione 5.1 con un'interfaccia utente priva di app drawer che consente di personalizzare temi, sfondi ed effetti di transizione. Facendo uno swipe con due dita verso il basso possiamo entrare in un'area in cui è possibile nascondere delle applicazioni, così come in galleria, sempre con uno swipe con due dita verso il basso possiamo spostare delle immagini in un'area protetta da password. Personalizzata anche l'interfaccia delle fotocamere, che permette di scegliere diverse modalità di scatto e anche di regolare diverse impostazioni. Le foto hanno una risoluzione massima di 8 megapixel in rapporto 4 terzi, mentre i video hanno una risoluzione massima full HD a 30 frame al secondo. Non particolarmente elevata la qualità delle foto catturate con il Nephos C5, che risultano poco definite anche rumorose. Leggermente migliori le macro, stesso discorso anche per quanto riguarda i video. Non sono molto fluidi e sono anche penalizzati dall'assenza di un sistema di stabilizzazione video. Non particolarmente elevata anche la qualità delle foto e dei video catturati tramite la fotocamera anteriore. Il player audio offre una discreta qualità tramite lo speaker di sistema, buono il volume tramite il jack audio da 3.5 mm, non manca una radio FM stereo, mentre il player video riesce a riprodurre file in formato AVI, DVX ed MKV fino ad una risoluzione massima Full HD. Il Nephos C5 si trova sul mercato ad un prezzo di circa 150-160 euro, un prezzo non particolarmente aggressivo considerando le tante proposte interessanti che si trovano in questa fascia di mercato. Del C5 ho apprezzato in modo
modo particolare la qualità del display, ma anche la durata della batteria e la qualità telefonica. Non mi hanno convinto invece le prestazioni non particolarmente esaltanti ed anche la qualità fotografica. Ma per vedere tutte le foto e i video che ho scattato in questi giorni, per avere anche qualche informazione in più sulle caratteristiche hardware, vi invito a leggere anche la recensione completa che trovate su HDblog. Come di consueto vi lascio il link in descrizione insieme al tasto per iscrivervi al canale e per mettere un mi piace.